Oggi a Grande Storia parliamo delle foibe. Ma cosa sono le foibe? Sono delle grotte, delle caverne carsiche dove degli italiani innocenti furono sepolti vivi e lì giacquero per sempre, senza che se ne sapesse con esattezza il nome, la quantità. Sappiamo che sono migliaia e furono buttati lì da nemici politici in un progetto di pulizia etnica. Ma quando iniziò questa tragedia italiana? Nel 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? O anche prima, dopo il 25 luglio del 1943, l'8 settembre di quello stesso anno, quando cadde il fascismo e poi ci fu l'armistizio? In realtà, qualcosa di veramente terribile era iniziata già dagli anni 20. Quella della Venezia Giulia è una storia di frontiera, dove nei secoli si sono incontrati e scontrati popoli diversi, con lingue e culture distinte. Ma nel secolo scorso, i conflitti nazionali, già pressanti nel periodo asburgico, si manifestano in forma violentissima. Negli anni che seguono la Prima Guerra Mondiale, le relazioni fra l'Italia e il regno dei Serbi, Croati e Sloveni sono estremamente tese. Con l'affermarsi del fascismo, gli attriti aumentano. Queste sono fotografie del 1920. A Trieste, i fascisti danno fuoco al Balkan Hotel, la sede del Narodni Dom, la casa del popolo delle organizzazioni slave. Questo che vedete è quello che rimane dell'edificio storico del Narodni Dom di Trieste, che venne incendiato dai fascisti nel luglio del 1920. Proprio qui il fascismo di confine fece le sue prime prove. Il fascismo di confine si differenzia dal resto del fascismo perché, oltre a essere antidemocratico e antisocialista, è fortemente antislavo. Per il regime di Mussolini, sloveni e croati che vivono nella Venezia Giulia sono acerrimi nemici. Nei loro confronti viene avviata una politica di assimilazione forzata. Vengono soppresse le scuole, i giornali, vietato l'uso pubblico della lingua, cambiati tutti i nomi delle località, poi i cognomi e infine anche i nomi di battesimo. Questa politica di bonifica etnica ha un successo parziale. Funziona bene, ha detto fra virgolette, ovviamente nei contesti urbani. Funziona molto meno bene nelle campagne. Ottiene comunque due risultati molto discutibili. Il primo risultato è quello di motivare sloveni e croati che vivono nella Venezia Giulia ad un irredentismo di massa nei confronti dell'Italia, considerato ovviamente nemica. Il secondo risultato è quello di convincere sempre sloveni e croati che vivono nella Venezia Giulia dell'assoluta equivalenza tra l'Italia e il fascismo. Il peso di questa equivalenza lo si sconterà poi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Aprile 1941. Senza dichiarazione di guerra, Germania e Italia invadono la Jugoslavia. L'Italia si annette parte della Slovenia, alcuni territori vicino a Fiume, parte della Dalmazia e la zona delle Bocche di Cattaro. Nascono in questo momento, per combattere gli occupatori, i partigiani comunisti di Josip Broz, meglio noto come Tito. Contro di loro e contro la popolazione che li sostiene, la repressione fascista è durissima. Rastrellamenti, fucilazioni, stragi. Il generale Mario Roatta, detto la Bestia Nera, istituisce più di 200 campi di internamento dove vengono rinchiusi più di 30.000 jugoslavi. I campi principali sono quelli di Gonars e dell'isola di Arbe, Rab in croato, dove molti prigionieri sono destinati a morire di fame e di stenti.
Secondo alcuni storici, la mortalità del campo di Arbe sembra sia stata superiore perfino a quella del campo di Dachau. In Jugoslavia, gli Ustascia croati di Ante Pavelic, che vorrebbero sterminare serbi ed ebrei, e i cetnici serbi, fedelissimi di Re Pietro, combattono aspramente i partigiani jugoslavi di Tito, insieme alle milizie fasciste. Il corpo di Ivan Goran Kovačić è stato ritrovato nei pressi di Foča, nella Bosnia meridionale. Era un grande poeta. Accanto al suo corpo, appunto, c'era lo zaino e i fogli sparsi del suo poema Jama. E i versi di Jama sono stati imparati a memoria nelle scuole della Federazione Jugoslava per decenni, come messaggio contro la tortura e le stragi in nome della fratellanza universale. Racconta un'esecuzione di massa compiuta dagli Ustascia, i fascisti croati. 50 cadaveri al cui ritrovamento l'autore ha assistito sul fronte bosniaco dopo essersi unito alla lotta partigiana. Ecco, Jama significa letteralmente fossa, ma noi forse potremmo tradurla anche come foiba, perché Kovačić testimonia che la tecnica, cioè quel modo di gettare i corpi delle vittime incatenati col filo di ferro l'uno all'altro, era la stessa su entrambi i fronti. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta 8 settembre 1943. Quando la voce monotona del maresciallo Badoglio annuncia la firma dell'armistizio, le forze italiane schierate nella Venezia Giulia e nelle province occupate si dissolvono rapidamente. Sloveni e croati approfittano del momento di estrema confusione per rivoltarsi contro gli italiani. È da questo momento che compaiono nella storia le foibe, cavità carsiche di origine naturale, dove vengono fatti sparire gli italiani uccisi. I partigiani jugoslavi occupano quasi tutta l'Istria. Per prima cosa instaurano i poteri popolari e poi procedono all'eliminazione sistematica dei nemici del popolo. Nel caso specifico dell'Istria vuol dire tutti quelli che in qualche modo hanno avuto a che fare con il potere italiano, e quindi uomini delle istituzioni, uomini del partito, ma anche possidenti terrieri, tutte le figure più eminenti delle comunità italiane. La violenza in realtà è una violenza dall'alto, nel senso che ci sono elenchi di persone da arrestare, ci sono arresti sistematici, ci sono fucilazioni collettive e poi i corpi vengono gettati nelle cavità carsiche, nelle foibe. Tutto questo però avviene in un clima generale confusione, in una sorta di giaccherie contadina, e quindi ci sono anche rivalse personali, ci sono parenti che vengono presi ai posti dei bersagli reali e purtroppo ci sono anche degli episodi estremamente foschi, anche se in numero limitato. Loro hanno voluto proprio fare la vera pulizia etnica, tutti quelli che avevano sentimenti italiani, perché sono andati dentro in foiba anche con mia sorella, anche poveri impiegati normali che erano arrivati dal sud Italia, ufficio del registro, impiegati del consorzio, tutti quelli che parlavano in italiano, insomma, ed eravamo quasi tutti, perché l'Istria costiera in particolar modo era tutta italiana. Basta che penso a quello che hanno fatto mia sorella, che l'hanno legata al tavolo e l'hanno torturata in tutti i modi, quindi quelle sono veramente barbarie, atrocità, che uno non può neanche pensare a una cosa del genere. Nei giorni che seguono l'8 settembre del 43,
Si stima che siano state gettate nelle foibe dalle 500 alle 700 persone. Un momento di confusione e violenze che dura poco. Nel giro di 3 settimane la Wehrmacht è pronta a riconquistare l'Istria. Il 15 ottobre tutta la penisola istriana e la Venezia Giulia sono sotto il controllo tedesco, sottratte di fatto alla sovranità italiana. Le forze partigiane jugoslave vengono ricacciate indietro. Nel frattempo il movimento di liberazione di Tito cresce e trova consensi. Il suo obiettivo non è solo quello di combattere l'occupazione tedesca. Vuole la rivoluzione e l'annessione del territorio giuliano, come confermano anche ricerche storiche condotte in Croazia. Il 1944 è l'anno in cui il movimento di Tito viene riconosciuto dagli alleati. E ciò porta armi e viveri al movimento di liberazione e si trasforma in un esercito di liberazione che non ha eguali in Europa in quel periodo. Le rivendicazioni nei confronti dell'Italia si possono riassumere con uno slogan: l'altrui non vogliamo, il nostro non diamo. Il fine ultimo di questo slogan era l'annessione di questi territori che venivano considerati prettamente sloveni e croati alla Jugoslavia, a quella che veniva considerata la madre patria jugoslava. L'occupazione tedesca è durissima. Questa è la risiera di San Sabba, a Trieste. Antico stabilimento per la pilatura del riso, trasformato dal Terzo Reich in un lager. Serve da campo di transito per gli ebrei verso lo sterminio in Polonia e da campo di eliminazione di massa per partigiani italiani, slavi e detenuti politici. Per questo viene dotato di un forno crematorio. Si stima che ci siano state complessivamente dalle 3 alle 5.000 vittime. Nella primavera del 1945 gli alleati sono ormai arrivati a nord-est della penisola. Trieste, la perla, come la chiamano gli inglesi, è la meta verso la quale confluiscono in una gara frenetica sia l'armata jugoslava che quella britannica. Intanto a Trieste, caso unico in Europa, scoppiano 2 insurrezioni parallele: quella del Comitato di Liberazione Nazionale e quella dell'organizzazione comunista italo-slava Unità Operaia, perché fin dall'autunno del 1944 i comunisti italiani della Venezia Giulia sono passati agli ordini del fronte di liberazione sloveno. Primo maggio 1945. Alcune unità dell'armata jugoslava riescono ad arrivare per prime a Trieste. Le avanguardie alleate entrano invece a Trieste solo il 2 maggio. Per la città saranno 43 giorni di occupazione jugoslava. Alla felicità per la liberazione dal nazifascismo subentra la preoccupazione per un futuro incerto. Una situazione di grande confusione che termina solo con gli accordi di Belgrado, quando Tito e gli alleati trovano un accordo su una nuova linea di demarcazione, la cosiddetta linea Morgan, che sancisce il passaggio di un'ampia zona che comprende Trieste, Gorizia e Pola a un governo militare alleato. Il 12 giugno l'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia si ritira da Trieste. La liberazione tanto attesa, però, non porterà con sé la pace. Al contrario, si apre ora una delle pagine più oscure della storia di quelle regioni.
Con la fine della guerra si impone la questione di una ridefinizione dei confini. Tito intende far pesare sul piatto della bilancia il suo ruolo fondamentale nella vittoria contro il nazifascismo. Per lui è arrivato il momento di presentarsi all'incasso e chiedere l'annessione dell'Istria e della Dalmazia alla nascente Repubblica Popolare Jugoslava. Il rapporto con la popolazione italiana che vive in quei luoghi si inasprisce ulteriormente. Queste che stiamo vedendo sono immagini girate nel 47, quando sarà possibile cominciare le operazioni di ricerca all'interno delle foibe. Troppi gli italiani scomparsi, troppe le testimonianze che parlano di persone gettate in quegli abissi, vive o morte. C'è la certezza di trovare qualcosa di terribile. Fra Trieste e Gorizia, subito dopo la guerra, sono arrestate dall'esercito jugoslavo almeno 10.000 persone e altri ancora in Istria e a Fiume. Di molti di loro non si saprà più nulla. Il braccio armato di Tito è l'OZNA, la polizia politica. Il ruolo dell'OZNA è determinante ed è fondamentale nel momento della presa del potere e della resa dei conti nei territori che venivano liberati. Tutte le serie di violenze e di soprusi che scoppiano nel maggio del 45 crea un senso di panico, di terrore fra la popolazione, in quanto si manifestano non solo arresti ma anche le deportazioni, la sparizione di determinati cittadini durante la notte. Avvengono anche in quel periodo numerosi sequestri di beni, nazionalizzazioni, e tutto ciò crea panico tra la popolazione. Molti italiani vengono rinchiusi nei campi di prigionia, dove le condizioni sono spaventose. Per altri c'è un destino ancora peggiore. Membri delle forze di sicurezza, come polizia e guardia di finanza, vengono eliminati subito e i cadaveri fatti sparire nelle foibe. Nelle testimonianze dei sopravvissuti ricorre l'immagine del filo di ferro utilizzato dalle milizie jugoslave per legare fra di loro i prigionieri. Il primo della fila, ucciso con un colpo di pistola sul bordo della foiba, avrebbe trascinato tutti gli altri nell'abisso. Cominciano a sparare. Prima di sparare dicono: morte al fascismo, libertà ai popoli. Sentite queste parole, alla fine mi sono buttato dentro, guardando questa roccia e dicendo quasi: roccia, sei tu, isteriana, che devi difendermi. Sono caduto su di un alberello che sporgeva in modo orizzontale e questo alberello è crollato con me, ma ha fatto sì forse che quei pochi secondi, quelli che erano dietro a me, siano caduti giù e che mi abbiano trascinato in questo baratro. Ma dopo circa un 15-20 metri di caduta sono arrivato dentro l'acqua. E dentro l'acqua sentivo affogarmi, sentivo che non il respiro. Cercavo di non respirare per non aspirare l'acqua e mi divincolavo ancora, quando una mano, eccola, sono riuscito a liberarla e quel filo di ferro che ci legava tutti quanti, forse chissà, uno spuntone di roccia oppure una pallottola vagante,
l'ha troncato, stroncato, e mi sono sentito quasi libero, con un colpo proprio di mani per riaffiorare ho incontrato una zolla di terra con dell'erba. Non era zolla di terra, neanche erba, ma erano i capelli di un altro amico, di un altro fratello, quello che era subito dietro a me. Afferrato per questi capelli, l'ho tirato su con me e gli ho salvato la vita. Nei confronti degli italiani, le foibe hanno tre scopi. Epurativo, nei confronti di quanti potrebbero opporsi all'annessione e all'instaurazione del comunismo. Intimidatorio, nei confronti di tutta la popolazione perché accetti il nuovo ordine. Punitivo, nei confronti dei fascisti e di chiunque si sia mostrato ostile agli slavi. Tra la violenza del fascismo e quella del secondo dopoguerra, conosciute come foibe, c'è ovviamente un rapporto. Normalmente quello che succede prima influenza quello che succede dopo. In questo caso il fascismo seminò violenza e l'Italia raccolse violenza. Il rapporto però non è di natura meccanica, per almeno due ragioni. In primo luogo, nel secondo dopoguerra c'è un nuovo soggetto storico, che è il Movimento di Liberazione a guida comunista, che ha una propria pratica di lotta e una propria cultura della violenza. Ma c'è un altro fatto ancora più importante, in mezzo c'è la guerra. La seconda guerra mondiale sul fronte orientale, in particolare sul fronte jugoslavo, fu guerra di sterminio. In quella guerra si inventò lo stragismo, questa è la differenza di fondo. La prassi delle stragi poi continuò senza soluzione di continuità nel secondo dopoguerra. Quindi noi possiamo distinguere fra una prima stagione della violenza di massa, che è la stagione squadrista negli anni 20, e una seconda stagione di violenza di massa, che è lo stragismo dopo la seconda guerra mondiale. 1946, per cui avevo 8 anni, una manifestazione in piazza, sulle finestre della prefettura, due miei cugini legati con il ferro spinato, processati davanti a tutti, davanti al popolo di Dignano, perché italiani, e sono stati infoibati davanti alla loro madre. Io in prima fila capivo. Mi ricordo che venne mia madre per non farmi assistere a certe cose, a certi insulti anche, gli sputavano in faccia, eccetera. Mi prese, mi diede un calcio sul sedere, vai a casa che non sono cose che tu puoi vedere. Questo me lo ricordo benissimo. Il numero delle persone uccise e, come si dice, infoibate, non è chiaro. Il governo jugoslavo ha tentato di ridurre il numero delle stragi, mentre secondo altri ci sarebbero state 20 o 30.000 vittime. Oggi le stime più attendibili parlano di 4-5.000 morti. Le stime delle vittime variano moltissimo, ma questo è normale nel caso di grandi eventi tragici. Di solito chi è più vicino, più consonante alle vittime tende ad aumentare le stime. Chi invece in qualche modo è vicino ai responsabili di quelle stragi o di quegli eventi tende ad abbassarle. In questo caso noi riteniamo credibili delle stime fra le 4 e le 5.000 vittime. Naturalmente sono soltanto stime. Cifre superiori o superiori soprattutto alle 10.000 unità sono frutto di errori oppure di propaganda politica. L'ondata di violenza si placa in pochi mesi, ma le dispute sull'attribuzione dei territori giuliano-dalmati con le importanti città di Trieste, Pola e Fiume, sono destinate a durare ancora molto a lungo e ad avere drammatiche conseguenze. La questione dei confini nell'Italia nord-orientale dopo la fine della guerra è ancora irrisolta. La linea Morgan ha diviso la Venezia Giulia in due zone di occupazione. La zona A, retta da un governo militare alleato, e la zona B, affidata ad un'amministrazione militare jugoslava.
una situazione che preoccupa fortemente il governo italiano. Ci si aspetta una soluzione alla conferenza di pace di Parigi del 1946 che tenga conto degli sforzi compiuti dall'Italia combattendo al fianco degli alleati e con la resistenza. Ma il trattato di pace, ratificato il 10 febbraio del 1947, al contrario, ne sottolinea la sconfitta. Posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile superare. Tuttavia, anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua tra le due parti più direttamente interessate. A Parigi appare chiaro che le istanze italiane verranno sacrificate ai nuovi equilibri internazionali. La cortina di ferro è già una realtà e detta nuove regole. Nelle regioni giuliano-dalmate, quasi tutti i territori ottenuti dopo la Prima Guerra Mondiale passano sotto l'amministrazione jugoslava. Il destino della stessa città di Trieste, con la sua posizione strategica, rimane ancora incerto. Trieste ha una sorte particolare. L'Unione Sovietica non vuole che vada all'Italia, ma gli alleati non vogliono che vada alla Jugoslavia. E questo perché? Non tanto perché i triestini sono in maggioranza italiani e filo italiani, questo conta molto poco. Conta il fatto che Trieste è il porto dell'Austria, Trieste è il porto del centro Europa, Trieste è la base di rifornimento per le truppe anglo-americane che occupano l'Austria. Viceversa, se cadesse in mano sovietica, sarebbe una base sovietica nel Mediterraneo. Quindi Trieste non può andare alla Jugoslavia. Per gli italiani che vivono nelle città passate sotto il controllo jugoslavo, la vita è estremamente dura, fatta di espropri, arresti e sparizioni. Sono molti, moltissimi quelli che decidono di lasciare tutto, case, terre, lavoro, e partire, raggiungere l'Italia. Nel dopoguerra, la prima a svuotarsi è Fiume, perché appare subito chiaro che la città passerà alla Jugoslavia. Dopo Fiume è la volta di Pola, un'enclave retta dal governo alleato. Ma con gli accordi di Parigi il capoluogo istriano è ceduto alla Jugoslavia. Gli italiani di Pola avrebbero dovuto imparare una nuova lingua, accettare la requisizione di tutti i loro beni, oltre a regole politiche e sociali diverse. Ci troviamo a Pola, la città che è diventata il simbolo dell'esodo istrofiumano-dalmato. È simbolo del martirio delle genti giuliane. È un periodo di eventi drammatici, come ad esempio la strage di Vergarola, quando morirono circa un centinaio di persone, di bagnanti, che si trovarono sulla spiaggia di Vergarola ad assistere a una gara di canottaggio che veniva svolta la domenica mattina del 16 agosto del 1946. Le cause di questo scoppio di mine non furono mai accertate, però sono riconducibili sicuramente all'OSNA, al servizio di sicurezza jugoslavo, la polizia segreta dell'epoca. Nel 1946, nel vasto distretto di Pola, gli italiani sono il 64% della popolazione, mentre nell'area urbana la percentuale italiana arriva quasi al 90%. Calcolando i profughi arrivati anche da Fiume, si arriva a 32.000 persone di lingua e cultura italiane. Per far fronte all'esodo, viene messo a disposizione il piroscafo Toscana, utilizzato durante la guerra come nave ospedale. L'imbarcazione compie una decina di viaggi, trasportando in Italia complessivamente 16.800 profughi istriani. Mio padre a noi a casa diceva, mi ricordo con mia mamma, che diceva bisogna andare via, perché qui in Italia ammassa tutti. E
E non si può stare, non siamo più paroni di niente. E mi ricordo questi chiodi, mi vengono in mente sempre questi famosi chiodi, questi chiodi che non mi rendevo conto cosa fosse, ed erano questi duetti di chiodi che davano ad ogni famiglia per chiudere le casse di legno dove mettevamo le nostre cose, perché le cose poi rimanevano a Trieste, sarebbero rimaste a Trieste fino alla nostra destinazione fissa. Molti cercano di portare con sé le loro cose, mobili, quadri, porcellane, libri e sedie, tante sedie. Ma poi, in partenza per destinazioni lontane, sono costretti a lasciarle a Trieste. Ancora oggi queste masserizie sono conservate nel magazzino 18 del Porto Vecchio, dall'Istituto Regionale della Cultura Istriana. La storia mia e della mia famiglia è la storia di questa sedia, di quella sedia. È una storia che ha tanti nomi e nessun nome. E come queste masserizie non testimoniano più la storia di una persona singola, di una famiglia singola, ma raccontano la storia di un popolo. Diventano simbolo unico di tante tragedie. Mio padre andò via dall'Istria a 17 anni, nel 1947, ma mia madre non poté raggiungerlo perché mia madre non concessero l'opzione. Quindi optò per andarsene da clandestina, di notte, attraversando i boschi. E raggiunse mio padre a Trieste e lo raggiunse in un campo profughi, nel campo profughi di San Sabba. Perché quella triste disiera di San Sabba il giorno dopo divenne sede di campo profughi per la nostra gente che veniva via dall'Istria, dal Fiume, dalla Dalmazia. Lì papà e mamma si sposarono nel 1957. Io sono nato nel 61, loro uscirono dal campo profughi nel 1960. Da questo tempo, queste date che ho indicato, danno anche il senso della lunghezza di questa che è comunque una tragedia. Una tragedia che porta le persone a volte ad annullarsi, a dimenticare o a ostentare la volontà di non parlare, di non dire, di tenersi lato, di non raccontare. Così io ho vissuto la vicenda istriana, fiumana e dalmata. Dall'Istria c'è inizialmente un flusso ininterrotto di fughe clandestine. Poi, dopo l'entrata in vigore del trattato di pace che consente di optare per la cittadinanza italiana, le partenze diventano di massa, un vero e proprio esodo. Ufficialmente il governo italiano sostiene di non favorire le partenze, se non altro per tenere aperta una possibilità di rivendicazione di quei territori. Quello jugoslavo rifiuta la definizione stessa di esodo, preferendo parlare di emigranti o di optanti che preferiscono trasferirsi in Italia. Ma dietro le parole c'è una realtà fatta di disagi. Nei campi profughi si soffre di freddo e di fame. Quello che mi ricordo è questa mestizia che aveva la gente. La gente era spesso a capochino, non sentivi una risata. Alla mensa tutti bisbigliavano, come se si dovesse andare a prendere il pasto con il cappello in mano. Io questo ricordo. E ricordo anche un Natale tristissimo, che la gente è andata a prendere il pranzo in mensa e piangeva. E c'era gente anche che ha lasciato tutto sul tavolo e se n'è tornata in baracca. Una notte d'inverno, la sorellina di Fiore non resiste al gelo e muore. Avevamo congelati i piedini, le manine, geloni, broncopolmoniti. Il medico ha detto chiaramente a mia madre, anche un po'
rimproverandola, perché questa bambina era abbastanza bella, forte, così di costituzione, ho detto: signora, ma questa bambina le è morta di freddo, con un tono di rimprovero. E io ricordo una cosa sola, che da quel cancello laggiù mia mamma è tornata con le fiale vuote. Un fiume di persone si muove verso l'Italia, ma c'è anche chi sceglie di rimanere e chi guarda con simpatia alla nuova Jugoslavia di Tito e alle sue promesse di eguaglianza sociale. Ma nel 1948, dopo la rottura fra Stalin e Tito, si cominciano a considerare con sospetto anche i comunisti italiani, perché considerati stalinisti convinti. I leader vengono spediti nel terribile campo di rieducazione di Goli-Otok e gli altri devono tornare in Italia. Mia madre stava in un campo profughi alle Corderie, giù in città, non stava qui, questi sono i campo profughi di Patriciano. Se n'è andata da Orsera nel 1949, era una bambina, però si ricorda ancora, si ricorda il gatto che miagolava sul molo mentre la barca prendeva il largo. Povero Pierin, lo dice ancora adesso. Famiglia italiana, Stefanutti. Mio nonno è stato nella Regia Marina fascista e questo non ha aiutato, diciamo, nei rapporti con mio padre, perché dall'altra parte invece mio nonno paterno era sloveno, Kovacic, e ha fatto 2 anni di confino politico a Muro Lucano come comunista e dal suo punto di vista era inconcepibile scappare da Tito, perché Tito rappresentava una specie di sogno realizzato. Per lui, ad esempio, le foibe non esistevano, erano un'invenzione. Ecco, questi temi per me sono stati sempre dei temi molto difficili. Ho avuto a lungo un vero e proprio rifiuto per le questioni attinenti le radici, l'identità, e solo più tardi, ecco, forse recentemente, perché mi sono sentito con le spalle un po' più forti, credo, ho provato a ricostruire questa mappa della mia città interiore e sono giunto alla conclusione che poi per noi triestini forse è il mare in cui tutto si scioglie, il luogo del nostro annichilimento, ma anche forse la nostra possibilità di salvezza. Famiglie come tante, dove convivono orientamenti politici diversi. Famiglie divise, costrette a una separazione, a volte, di centinaia di chilometri. Vorrei volar laggiù dove il mio amore. È il 1952. Al Festival di Sanremo vince la canzone Vola Colomba, cantata da Nilla Pizzi. Il brano parla di una coppia di triestini separati dal destino e dalla storia e della speranza che Trieste possa tornare presto all'Italia. Il brano ha un enorme successo popolare, segno di quanto la questione triestina sia sentita da tutti e di quanto sia importante in tutto il paese il sentimento di identità nazionale. La città, infatti, è ancora sotto il controllo alleato e minacciata dalle mire espansionistiche di Tito. Ottobre 1954. Col Memorandum di Londra, la zona A, con Trieste, passa all'amministrazione del governo italiano, mentre la zona B, con Pola, passa al governo della Repubblica Socialista. Ci sono voluti quasi 10 anni dalla fine della guerra, prima di veder di nuovo sventolare le bandiere italiane fra le strade di una Trieste invasa dalla folla in festa. Anni incandescenti di disordini e di proteste contro l'amministrazione del governo alleato, anni di lavoro diplomatico per cercare di riconquistare almeno parte delle città perdute. La
La questione territoriale fra Italia e Jugoslavia si chiuderà solamente nel 1975 con il Trattato di Osimo. Poche le testimonianze di chi è rimasto in territorio jugoslavo. Preziosa quella di Fulvio Tomizza. Lo scrittore nasce in Istria e abbandona la sua città nel 1954, quando si perdono le speranze di vedere assegnata all'Italia la zona B. Devo precisare che io non sono nato a Trieste, ma in un paesino istriano a 40 km da Trieste circa, che ha dato il titolo al mio primo libro, il mio primo romanzo, Materada. Ho portato qui a Trieste questo bagaglio di esperienze amare vissute da noi durante questa lontananza da Trieste, cioè durante la prima amministrazione jugoslava, esperienze che pochi conoscevano. Fulvio Tomizza è una figura di istriano particolarmente interessante perché ha avuto una prima stagione della sua vita nella Jugoslavia comunista. Tomizza non si rifugia in una lamentazione consolatoria, ma anzi ci fa sentire, meglio di qualsiasi saggio, meglio di un saggio sociologico, politico, che cos'è stato vedere quei carri colmi di masserizie delle famiglie che abbandonavano il paese, cos'è stato quello strappo, quella mutilazione. E io credo ci faccia sentire anche che ogni rinascita, anche la più felice, comporti comunque una perdita irreparabile. Il numero dei profughi è impressionante. Va dalle 300 alle 350.000 persone. Per far fronte all'accoglienza, sono allestiti nel corso degli anni 120 campi in tutta Italia. Molte persone rimarranno per anni in queste sistemazioni di fortuna, col gelo in inverno e il caldo torrido in estate. Si pensi che nel 63 ci saranno ancora circa 8.500 giuliano-dalmati in questi centri. Negli esuli rimane forte un senso di spaesamento e la convinzione che la loro tragedia non sia stata capita. Per tutta la vita si resta profughi e le dirò che si diventa profughi man mano che si cresce. Però se si rimasta, si resta più che profughi, si resta esuli tutta la vita. Mancano le radici. Io non ho radici qua. Oggi si può liberamente parlare del difficile dopoguerra dei territori nordorientali, delle persecuzioni, delle foibe, dell'esodo. Eppure la memoria di quelle tragedie è rimasta a lungo un aspetto scottante della nostra storia, quasi un tabù. Ma perché per anni e anni, per decenni, nessuno o pochissimi hanno parlato di queste storie? Perché non parlare degli infoibati? Perché non parlare adeguatamente degli esuli dall'Istria e dalla Dalmazia? E tutto si riconduce alla politica. La politica ha fatto sì che i comunisti, gli amici del regime comunista di Tito, non avessero gran voglia di polemizzare appunto con il regime comunista di Tito. Ma attenzione, anche gli anticomunisti non furono da meno, perché in quel momento la Jugoslavia di Tito e l'Unione Sovietica di Stalin si stavano divaricando e i nemici, per motivi di guerra fredda, dell'Unione Sovietica di Stalin trovavano poco conveniente, diciamo così, polemizzare con Tito, che diventava, in quanto nemico di Stalin, loro amico. È uno degli esempi in cui la politica intossica la storia. Per fortuna queste tossine poi col tempo si esauriscono e la storia vera torna fuori.